Bentornati amici alla seconda puntata di Aspettando Grimm. Vorrei anticiparvi l'argomento della prima relazione, della prima giornata del prossimo Grimm, che verte sulla diagnosi rapida e semplificata delle otiti. Chi di noi non vorrebbe avere uno strumento grazie al quale poter essere precisi e immediati nella diagnosi di una patologia, tra l'altro una patologia comune come l'otite, che è molto frequente, tra l'altro, nei bambini. E se noi facciamo un rapido review della letteratura, ci rendiamo conto che abbiamo diversi modi di fare diagnosi di otite. Ognuno di noi conosce un metodo per osservare la membrana timpanica, quindi per emettere diagnosi, ma spesso non parliamo la stessa lingua. Ho tratto un esempio della letteratura che questo sistema completa e si è citato anche in alcune linee guida, che è tutt'altro che semplice per i tanti parametri dei quali bisogna tenere nota, ma dal punto di vista mnemonico non è facile da ricordare. Vedete colore, altre condizioni, guardate quante opzioni ci sono per ognuno di questi item. Io invece ho cercato di semplificare il tutto, ma badate bene, senza rendere nulla superficiale, in un sistema che ho definito con l'acronimo TIP. TIP sta per trasparenza, integrità e posizione. Dalla combinazione dei vari valori che possono assumere questi parametri, noi possiamo fare diagnosi immediata, riproducibile, semplice e trasmissibile delle otiti più comuni. I tre parametri da identificare sono la trasparenza, l'integrità e la posizione. Queste due membrane timpaniche sono trasparenti perché, come dice il termine stesso, ci lasciano guardare oltre, come poter guardare oltre un vetro. Attraverso le membrane timpaniche riusciamo a vedere per bene l'incudine e l'articolazione di questo con la staffa e, come potete vedere, il promontorio. Sono integre perché, una volta correttamente ed interamente visualizzata la membrana timpanica, non notiamo perforazioni. La posizione delle membrane timpaniche è neutra rispetto a un punto fisso, rispetto a un riferimento fisso che è il manico del martello. Al variare di questi parametri e dalla loro combinazione, ne possiamo ottenere diagnosi precisa delle otiti più comuni. Questo sarà l'argomento, il primo argomento del prossimo Grimm, che sono convinto riuscirò a trasmettervi rapidamente e che sarà uno strumento semplice, immediato e condivisibile per emettere diagnosi certa di otite. Bene, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Aspettando Grimm.